Come si sente adesso? Ma mica tanto bene. Non si sente ancora tanto bene? No. Si senta pure libera di esprimersi come ritiene più opportuno, ora che è qui con me. Se ha delle idee particolari o se ha delle considerazioni che non ha ritenuto opportuno di fare durante la precedente sessione comune, si senta libera di farla qui con me, perché io sono qui pronto ad ascoltarla e soprattutto quello che lei dirà qui non posso io rivelarlo all'altra parte. Cos'è che l'ha spinta a seguire la conciliazione? Guardi, io non le nascondo che prima di venire qua ho sentito un avvocato e tra l'altro un mio amico avvocato, che quindi mi ha spiegato un po' quali sono i tempi, i costi di un processo, e ne sono perfettamente cosciente. Lui mi ha detto mi farebbe un prezzo di favore minimo della tariffa, però ho capito che comunque sarebbero dei costi notevoli e soprattutto tempi lunghi. Ho capito. E lei che cosa conta di ottenere da un incontro odierno? Cioè... Ma guardi, io se proprio devo dire la verità sono arrivata qui e non avevo un'idea precisa di quanto poter chiedere. Se mi fa pensare a delle cifre, ma una cifra ragionevole potrebbe essere, non lo so, poi me lo dica lei, ma sulle 600-800 euro. Ecco, io perché ve l'ho chiesto questo, perché ho ricevuto l'autorizzazione a effettuare questa proposta, che credo che dopo la discussione avuta con il signor Bianchi possa riflettere praticamente quelle che sono gli interessi comuni sia di Delta Tour che di lei e di suo marito. E le spiego. Delta Tour è disponibile a riconoscerle quello che è a livello di diffusione, cioè riconoscere quello che è l'aspetto di carattere economico di danno che lei ha subito, attraverso innanzitutto una monetizzazione di quello che era quella semplice foglietto di bonus di 100 euro e trasformandoglielo in 100 euro in contanti. Lei può adoperare come vuole e liberamente. Me le danno subito? Questo poi si può vedere come formalizzare, perché lei, come ben sa, una conciliazione ha bisogno di una formalizzazione per essere sicuri che poi dopo tutte le obbligazioni che vengono prese poi possano essere rispettate da ciascuna delle parti. I 100 euro vengono riconosciuti in contanti, questo sì. Oltre a ciò la Delta Tour si dichiara disponibile a riconoscerle allo scopo di farle dimenticare la brutta diciamo così, esperienza subita, che comunque è la prima esperienza che avete avuto voi con Delta Tour, quindi vorrebbero rifarsi per quanto possibile anche con voi, quindi un'ottica di fidelizzazione del cliente, di offrirvi il doppio, cioè 200 euro come buono per un futuro servizio con Delta Tour. Oltre a ciò, Delta Tour si tiene in qualche maniera parzialmente responsabile per quell'inconveniente che voi avete subito in albergo, per quanto riguarda il vostro bagaglio e quello che vi è successo con la tubatura rotta. Delta Tour quindi si ritiene di poter offrire anche un set di valigia nuova di zecca del controvalore di 400 euro che voi potete operare per i vostri futuri viaggi. Che marca? La marca non me l'ha indicata, però mi dice che per un controvalore di 400 euro sicuramente deve essere una marca piuttosto conosciuta. Ora si comincia a ragionare. Una volta elencate queste che sono le offerte di Delta Tour, è disponibile a un accordo a riguardo? Ma guardi, mi sembra cambiato tutto. E in un'ottica di conciliazione ritengo sì di poter accettare. Bene. A questo punto allora direi che si può chiamare il signor Bianchi dentro e vediamo di formalizzare quello che è il nostro accordo.